di più. Ti amavo, sai, eri il mio uomo da rispettare, da voler bene. Sei andato via come una rondine, volando in alto senza di me. Sei andato via lasciando amaro nella mia bocca. Ci vuole te, ci grida il nome. Sì, il nome è tuo, ma inutile. Ti inseguono un nuovo giorno, ma un tuo ritorno non ci sarà. Se tanto buio nei miei domani, ma sto aspettando la nuova luce. Sei andato via come una rondine, amica Anna Maria Polidori, che mi ha trattato molto bene a Rocca Gorga, sia me e Milena, quindi la tengo vicino a me, non abbiate poi normale venire qua perché vi dovete presentare. Poi c'ho Milena Petrarca, devo ringraziare lei per questo favoloso libro che ho fatto, che ho presentato in diverse fiere internazionali, Londra, Mosca, Torino, poi sono portato a Milano, insomma anche a New York, e ci sono diverse biblioteche. Sì, anche a New York. Devo portare i saluti di Alfonso Curreri, che doveva venire, e dispiace perché ha avuto una sua amica morta, oggi stavano i funerali. E anche dello storico Claudio Coreazzi non sta bene. E mi ha detto, che prima che mi dimentico, di leggere la poesia dedicata a sua moglie. Io questa sera voglio dare una risposta, quindi sarei tutti quanti invitati a dare una risposta all'amore. Poi leggerò anche qualche poesia. Più che altro voglio sentire voi su questo merito, sull'amore che va oltre la morte e l'amicizia oltre la morte. Quindi siccome
la famiglia, i coniugi dello storico Claudio Galeazzi, è stato un bellissimo matrimonio. Io devo leggere, lui l'avrebbe declamata la poesia. La declamo io, l'ho dedicata a Liana. Bella come la stella del mattino che brilla nel cielo dopo la notte buia, per indicare una nuova giornata di cammino nella vita, distruggendoci nell'oblio, raggiante e buona come un dolce frutto maturo e fresco che ristora solo, dopo un morso l'arsura di un giorno accaldato. Amavi la vita e la gente, donando sorriso e un abbraccio al sofferente, all'angustiato, e la tua parola di conforto era profonda come un lago. Hai lottato come una vera massone il male del secolo, è solo la morte che ha arresto, ma non ha spento il tuo sguardo verso il tuo amato sposo sorridente, che ti teneva per mano dolcemente, rimanendo nei ricordi della povera gente. Ecco, quindi io vorrei fare un applauso a Claudio Galeazzi, perché c'ha la febbre, e a sua moglie, e il suo ricordo. Lo facciamo così.